Allora, buongiorno a tutti, buon pranzo. Oggi vi faccio vedere le conserve della nonna, come si facevano una volta. Allora, qui abbiamo fatto delle zucchine sott'olio, eccole qua. Eccole qua. Allora, queste le ho prese a Montalto di Castro io, qua vicino Roma. Le ho prese da una signora che ce l'ha regalata, che ne aveva moltissime. E quindi io le ho messe sott'olio. Abbiamo fatto pure le melanzane. Abbiamo usato un olio della Sabina, nostro, della Sabina. Allora, vi spiego la ricetta. 1 kg di zucchine, 500 ml di acqua, 250 ml di aceto bianco, 2 spicchi di aglio, sale quanto basta, menta quanto basta e poi olio evo, insomma, eccole qua. Le facciamo sbollentare, le facciamo prima striscioline, piccole piccole. Così, lo facciamo a striscioline a fiammifero un pochettino spesse. Le facciamo sbollentare dai 6 ai 7 minuti, dipende dal taglio della zucchina o della melanzana. Dopodiché le mettiamo a asciugare su un panno, ok? Panno sotto, zucchine o melanzane, quello che sia. Panno sopra, facciamo asciugare 2-3 ore con calma, piano piano. Poi, una volta che sono asciutte, si prendono, si mischiano col sale, la menta, tutto quanto, degli ingredienti, si mischia e poi si comincia a mettere dentro al barattolo. Io l'ho messa così, a spina di pesce, vedete? Così, rotonde, ok? Così, 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 a spirale. Poi in mezzo mettete cioè mettiamo la rimanenza. Mano a mano mettiamo olio, olio, olio. Devono essere ben coperte di olio, altrimenti si ossidano. Il barattolo deve essere nuovo, ok? Sterilizzato, perché se ne rischiamo il budulino, chiaro? Ok, poi io ci ho messo pure la data, ecco, ok, e le possiamo conservare 3-4 mesi allo stanzino, a un posto buio, in cantina, dove avete lo spazio. Ok, mi raccomando, usate prodotti di stagione, prodotti di stagione e nostri italiani, mi raccomando, è molto importante. Le zucchine cuocetele poco perché sennò perdono tutte le vitamine. Le zucchine sono piene di ferro, di vitamina B1, B2, insomma, ok? Mi raccomando, buon pranzo a tutti e ci vediamo alla prossima ricetta. Mi raccomando, ok? Ciao a tutti!